Cari compagni di avventura One Piece settimanale, dopo un paio di giorni di pausa a causa lavoro frenetico, ritorno a pubblicare video su One Piece. Tra l'altro ho scelto un argomento proprio leggerissimissimo per cominciare questa settimana e quindi il nostro tran tran di commenti ai capitoli, parlando di una roba abbastanza in realtà spinosa perché, come dal titolo, si parla di religione in One Piece. Un argomento che è tornato molto in auge chiaramente durante il flashback di Kuma perché insomma vedere il personaggio compiere determinate azioni, leggere determinati libri e avere letteralmente una croce con il sole al centro, fa un po' mettere in discussione quella che è la visione dell'autore del concetto di religione e quindi poi chiaramente anche dei personaggi nei confronti di quella che è la religiosità in One Piece. Insomma, come detto, argomento particolare. One Piece è sempre stata un'opera che in un modo o nell'altro, come molte altre opere colleghe del Jump, ci mancherebbe, ma che comunque va a trattare tematiche anche delicate, per carità. Nel senso, uno dei concetti più approfonditi chiaramente è quello di libertà, di schiavitù, di razzismo, anche, magari, insomma, problemi forse più legati alla cultura giapponese come possono essere quello delle gerarchie di potere e di forza, sia politiche che non. Quindi ci sono molte tematiche spesso legate anche alla cultura e alla tradizione giapponese, però che possono essere poi interpretate e rilette anche in chiave occidentale, quindi comunque riescono a trasmettere qualcosa anche a noi e alla nostra sensibilità da italiani. Quello che però va detto è che il personaggio di Kuma va abbastanza a sradicare quasi una certezza dogmatica che c'era nell'opera, perché non c'era mai stato un accenno concreto al concetto di religione. Certo, ogni tanto compariva qualche suora sullo sfondo. Mother Carmel è palesemente una suora. Nel flashback di Law compare una suora. Ancora ai tempi di Whiskey Peak, quando c'era la Bark Works contro Zoro, c'era una che si fingeva una suora. E va bene, però non c'è mai stato questo elemento così pressante, mentre invece altre opere giapponesi, sia dello stesso target, ma magari anche con target diverso, giocano molto più con il concetto di religione, soprattutto quando la loro opera affonda le radici nella narrativa occidentale. E One Piece è derivativo della narrativa occidentale. Questa cosa è indubbia. Per dire, no? Nell'opera Claymore il concetto di religione è tra i cardini della stessa opera. Non verrebbe neanche il dubbio che non fosse nell'intento dell'autore parlarne. Però con One Piece questa cosa, ripeto, non c'è mai stata. Quindi, con Kuma è cambiata. Con Kuma è anche nata la voglia di dibattere e discutere dell'argomento religione in One Piece. E quindi, come è normale che capiti in una community, sono molti gli articoli usciti sull'argomento. E devo dire che li ho trovati interessanti. Non concordo con tutti, ma quantomeno hanno degli spunti di riflessione molto particolari. Per questo poi è anche nata l'idea di questo video, no? Per raccontarvi quella che è la mia visione, un pochettino nata e ponderata per non pochi giorni, quindi è tutto tranne che un commento a caldo questo, ecco, mettiamola così. In One Piece una cosa va detta, cioè che la religione non è un elemento principale per i personaggi, nel senso che di base le ideologie, il credo, la forza motrice che i personaggi hanno non si lega mai a un concetto religioso. Di base lo fanno per l'amicizia, per l'amore nei confronti di qualcuno, per la voglia di arrivare a un obiettivo, no? Quel desiderio, quella forte volontà. Parliamo spesso di volontà quando si parla di One Piece, ma nessuno lo fa mai per un ideale legato alla religione. È sempre qualcosa di più sociale, per così dire, o comunque di affermazione personale. Mai un ideale religioso. Cosa che però Kuma ha mostrato. Più o meno, secondo me, perché è qui che la mia idea un pochettino diverge da quella che è l'opinione comune. Secondo me, per certi versi, il concetto di religione esiste in One Piece, cioè ci sono dei personaggi che fanno determinate cose quasi per fede. Perché per me i draghi celesti, per esempio, sono un ottimo esempio di comportamento dogmatico dato da fede, cioè loro credono di essere entità divine. E credono, quindi, come poteva essere magari un sovrano del Medioevo, pensa di essere lì perché Dio in persona le ha dato quel titolo, quell'onere, quel compito. Quindi per appunto si affidano a una giustificazione divina, affermando ed elevando se stessi a dei nel mondo di One Piece. Perché poi parliamoci chiaramente, i draghi celesti non sono semplici nobili, vengono proprio visti come divinità nel mondo di One Piece. Possono fare quello che vogliono, quando vogliono, indipendentemente dalle regole e le leggi che altri sovrani nei propri regni possono aver messo. E possono farlo, possono fare tutto ciò che vogliono. E sopra questi, sopra tutte queste figure, noi sappiamo che si staglia una sorta di divinità nascosta, no? Come si suol dire, come giochiamo sempre,
il più grande trucco del demonio è quello di non far sapere che c'è. Quindi, per l'appunto, Im ha un potere quasi divino, riesce a far sparire intere isole con il semplice comando e nessuno per avere le capacità per fermarlo. Questo è un potere divino che manifesta il personaggio, però chiaramente è proprio il concetto di religiosità che va chiarito in questo caso. Perché anche se, come detto precedentemente, One Piece ha una struttura narrativa che affonda nel fantasy europeo e che poi racconta un contesto storico legato chiaramente alla pirateria occidentale, non bisogna considerare l'intera opera come una trattazione di stampo occidentale. Perché quando parliamo di queste figure del concetto del divino nell'opera One Piece, dobbiamo ricordarci che in realtà Eiichiro Oda è culturalmente giapponese. E quindi questa sua impronta giapponese viene poi riflessa all'interno della divinizzazione dei protagonisti che ci sta raccontando. Protagonisti narrativi, non protagonisti dell'opera in senso stretto. Quindi diciamo i personaggi, i suoi attori, gli attori che si muovono nel suo mondo. In tal senso, infatti, la figura di Im è definibile una divinità dall'impronta nipponica perché fa ciò che vuole perché agisce credendo di essere necessariamente nel giusto. Quello che manifesta un personaggio come Im è proprio un potere superiore di stampo, diciamo, distruttivo che serve a disincentivare i conflitti per creare un mondo migliore. Per quello spesso vi dico che è molto probabile che il grande plot twist del personaggio di Im sarà scoprire che agisce secondo una morale, che non è un cattivo per essere cattivo, che non è un cattivo che vuole distruggere, ma che fa determinate cose per arrivare a un determinato scopo che può essere visto in maniera positiva. Noi giustamente arriveremo a non concordare con lui e sarà il protagonista sicuramente a scardinare questa convinzione del personaggio o, in caso estremo, a farlo fuori. Però per come funziona l'approccio di scrittura giapponese, il concetto di divino sarà sempre legato comunque a una natura umana dei personaggi. Uno degli esempi che di solito faccio che come metafora funziona benissimo è quella della spada di Damocle. Cioè, di base, i personaggi giapponesi nelle storie in cui si vuole portare quel tipo di concetto sono delle mega spade di Damocle che stanno là, sono sempre pronte a cascare in testa a qualcuno, ma non cadono. Sono una sorta di onnipresente possibile punizione divina, ma non sono concrete punizioni divine. Perché è una visione, ripeto, molto giapponese. Infatti, di solito personaggi di questo tipo si sono sacrificati, ed è un sacrificio sempre alla maniera giapponese, perché la cultura nipponica vuole che di base l'eroe di turno, anche se va a compiere delle azioni che possono essere magari definibili, non lo so, turpi o comunque negative, deve restare ancorato alle sue idee e quindi saldamente in piedi. Un po' come Barba Bianca, per dire, chiaramente con un contesto diverso. Quella figura là, cioè la proiezione divina che si fa in One Piece, più o meno è quella. Ora, voi starete dicendo, sì, ma nel titolo si parlava di Kuma e del suo concetto di religione. Ed è giustissimo, e infatti adesso ci arriviamo. Però mi serviva darvi queste basi, queste premesse per arrivare al punto concreto. Cioè il fatto che se da una parte deve esistere un'entità divina alla spada di Damocle maniera, no? Che sta lì e che si sta lì e che è pronta a punire se serve per creare un mondo migliore, dall'altra parte ci deve essere il rovescio della medaglia, ci deve essere la figura che va a bilanciare quest'idea. Nel nostro caso probabilmente sarà la figura di Nika, che infatti Oda sta iniziando a costruire a sua volta come un'entità divina e ampiamente religiosa con regole dogmatiche per certi versi. E Kuma, ispirandosi ai racconti che vengono fatti di Nika e che i baccani si sono tramandati nel corso dei secoli, ecco che cerca di comportarsi di conseguenza, dove da una parte c'è l'azione attiva chiaramente della figura divina di Im, e dall'altra c'è quasi l'azione passiva dove si cerca di fare del bene, ma non si cerca mai di imporre la propria visione sugli altri. Che secondo me poi infatti è ciò che spinge Kuma a non attaccare mai i draghi celesti per riprendersi e liberare la povera Ginny. Perché persegue quell'ideale lì, quel dogma lì, quella religione lì, che ripeto, è molto giapponese. Per quello molti hanno storto il naso quando hanno letto dicendo sì, ma perché Kuma non è andato a liberare il personaggio? Perché Kuma è una figura che manifesta un'incredibile fede religiosa, ma che è molto lontana da quella che è per noi la concezione di fede religiosa. È lontana per un italiano, non è così lontana per un giapponese. È virtuoso Kuma, anzi, è per l'appunto l'esempio positivo che deve contrapporsi a quello negativo
delle figure divine e dei draghi celesti. Poi, per carità, qui entriamo veramente nel mondo delle illazioni, quindi facciamo un passettino oltre questa cosa che già sappiamo e che sono ampiamente tangibili nell'opera grazie ai vari flashback, no? Ma visto come viene descritto per il momento l'ideale della figura di Nika, quindi questo uomo, questo liberatore che porta il sorriso, no? Questo guerriero della liberazione che però fa divertire nel mentre, e direi che è veramente molto opposto alla figura classica dell'eroe che si sacrifica e si porta il peso del mondo sulle spalle. Per quello spesso dico, ripeto di nuovo, che ci vedo tantissimo Im a incarnare quella figura là e quindi a cambiare anche i connotati dei classici personaggi, diciamo, degli shonen giapponesi. Per quello sotto sotto non mi dispiace l'utilizzo della figura di Nika per come è narrata, nel concetto, non nella resa e nella scena, perché poi ci sono cose che non mi sono piaciute nella resa, però l'idea, il concetto lo trovo super interessante. Quello su cui però non concordo, e lo ripeto, distanziandomi da alcune visioni che giustamente altri possono avere, perché poi la fruizione è estremamente soggettiva, secondo me Oda non si discosta dell'ideale di religione tipico del programma giapponese. Secondo me semplicemente lo racconta un po' più ad ampio respiro, perché mostra un gruppo di personaggi con una visione e un gruppo di personaggi con un'altra visione. Come a voler indicare che sì, non è tutto negativo ciò che è legato a una visione religiosa, cosa che invece per molti altri autori è molto 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 una critica alla società in generale. Ripeto, in Claymore è evidente l'idea che si aveva in fase di scrittura, però parliamo di One Piece, non stiamo parlando di Claymore. E basta, siamo giunti alla fine di questo mio iper pippone di un argomento che credo non freghi niente a nessuno a parte me. Però tant'è, ci tenevo a fare questo discorso perché per me invece è molto molto affascinante. Per chi è arrivato, per chi è sopravvissuto fino a questo punto del video, grazie chiaramente come sempre. Anzi, siete arrivati fino a qua, scrivete nei commenti hashtag io c'ero. Vediamo, voglio che la gente impazzisca nei commenti non capendovi niente. Quindi nei commenti hashtag io c'ero. Tra l'altro, a proposito di hashtag io c'ero, grazie per chi c'era a Pordenone alla fiera che è passato a salutare, mi ha fatto super super piacere. E basta, non ho altro da dire, quindi fate i bravi, mangiate le verdure, ci vediamo o al prossimo video o alla prossima live. E stando ai leak usciti, il 1099 si conferma... poi ne parleremo. Bella a tutti!